Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Giuseppe e sono un profondo amante delle piante e della natura. Spero con questo canale di trasmettervi questo amore in maniera tale che tutti voi possiate avvicinarvi a questo mondo con le dovute accortezze e informazioni. Se vi piacciono i miei video, vi invito a iscrivervi al mio canale perché più siamo e meglio è, e soprattutto ad attivare anche la campanellina in maniera tale che ogni mio video vi verrà notificato e non ne perderete nemmeno uno. Come sempre, anche in questo video cercherò di trasformare i vostri pollici neri, inchiostrandoli nel verde della clorofilla. Oggi, come mi è stato richiesto su Instagram da moltissimi di voi, nei quiz che faccio come al solito ogni settimana, ha vinto una pianta nello specifico del quale forse tutti quanti siete curiosi, la Zamioculcas, questa bellezza che è tipica delle zone desertiche. Volevo mostrarvela più da vicino. Andremo ad approfondire appunto come si cura, come si può travasare e soprattutto le innaffiature che necessita questa tipologia di pianta. Ognuno di noi ne può avere in casa di varie dimensioni e la mia ancora è piccolina, però spero proprio che vi piaccia anche in questo video. Come promesso, oggi parliamo di questa stupenda pianta, la Zamioculcas zamifoglia. Le sue origini sono calde, molto calde, perché viene dalle zone desertiche della Tanzania, per questo è appropriatamente definita la gemma di Zanzibar. Un soprannome che secondo me gli sta a pennello perché è veramente elegante e molto bella come pianta. Devo dire che la Zamioculcas ha un fusto molto robusto e che contiene molto liquido, evidentemente dà alla pianta la possibilità di avere una riserva idrica elevata. Quindi proprio per questo non ha bisogno di eccessive cure. Questa pianta, rispetto a tante altre come la calatea, la peperomia, e non vanta migliaia e migliaia di specie, ma anzi io la definisco la sopravvissuta della sua specie proprio perché è l'unica della specie Zamioculcas. L'unica problematica che crea questa pianta a livello di origini è l'essere scambiata con la zamia, perché appunto Zamioculcas zamifoglia significa zamifoglia e foglia di zamia. In realtà non ha nulla a che vedere con quest'altra pianta con cui la si confonde molto spesso, perché hanno due estetiche anche differenti notandole dettagliatamente. Questa bella pianta ha le foglioline molto brillanti, per questo è definita gemma di Zanzibar, appuntite, e nonostante come quella presenti delle foglie sia a sinistra che a destra del fusto in maniera molto regolare, la zamia ha delle foglie allungate, ovali e soprattutto opache, mentre le sue sono appuntite, appunto, un po' allungate ma lucide, quindi ha una lamina fogliare molto bella da vedere una volta messa in appartamento. Ha una cura che diciamo rasenta quasi il nulla, nel senso che non serve necessariamente dargli molta acqua, la si può benissimo dimenticare, perché più ce la dimentichiamo e più questa pianta cresce rigogliosa. Perché l'unico nemico che ha mortale è appunto il marciume radicale. Quindi nel momento in cui noi la andiamo a idratare, a innaffiare troppo spesso, rischiamo che questa piantina muoia per l'eccesso di acqua. Appunto, si satura, visto che ha questi fusti belli cicciotti, e purtroppo muore. Mentre se la innaffiamo proprio quando il terreno è completamente arido, anche una volta al mese basta, la pianta la vedremo stare molto bene. Molti dicono che questa pianta ha bisogno di molto tempo per crescere. In realtà dipende tutto dalla quantità di luce che gli diamo, perché è una pianta che vive benissimo anche in penombra in casa e non ha bisogno, come dicevo, di molta acqua o molte cure. L'unica accortezza che dobbiamo avere è non innaffiarla troppo spesso, togliere tutte le parti secche, come ho detto anche in altri dei miei video, e tenere sempre il vaso ben pulito appunto da la possibilità di infestazioni di batteri o muffe, anche perché anche questa comunque, come tante altre piante, subisce attacchi da parte della cocciniglia cotonosa, quegli insettini bianchi e pelosi che sono fastidiosi e danneggiano la nostra pianta.
ed è una pianta che si presta ad arredare la maggior parte dei nostri appartamenti e soprattutto anche degli uffici, perché proprio non ha bisogno di molta luce se non l'abbiamo da darle e né di tanta acqua. Questa pianta viene introdotta in commercio recentemente, infatti viene portata anche in Europa intorno agli anni 2000. Uno dei tanti soprannomi che gli è stato attribuito, ma forse più che altro per credenze popolari, è che sia la pianta di Padre Pio, perché molti pensavano che fosse una pianta che Padre Pio conservasse all'interno della sua cella. Effettivamente, facendoci due calcoli, questo ragionamento molto breve non può essere, perché questa pianta appunto è stata introdotta successivamente alla morte di Padre Pio nelle nostre case e in commercio, quindi non poteva fisicamente averla in casa. Ne ho tirata fuori una per farvi vedere appunto le sue origini rizomatose. Questa pianta infatti ha la possibilità di essere riprodotta in tanti modi, però uno appunto dei modi è questo, cioè il rizoma, che è molto grossolano, si può dividere e una volta diviso si va a cicatrizzare e crea altre piante. Le radici sono molto spesse e anche se sono corte, amano essere un po' costrette all'interno del vaso, quindi non vanno mai messe, ad esempio un rizoma come questo, che avrà un'ampiezza di 10 cm di larghezza, in un singolo vasetto, perché ovviamente la pianta avrebbe troppo spazio da dover riempire prima di poter crescere di nuovo. Un'altra possibilità di propagarla si ha se andiamo alla radice e si strappa il picciolo, volevo farvi vedere appunto, senza danneggiare la pianta madre, e strappando il picciolo e piantando nell'acqua o nella terra ancora meglio, proprio le foglie, perché creano nuovi rizomi velocemente e si riproduce molto facilmente questa pianta. Per questo, è possibile averne in casa più di una senza avere troppe problematiche. Ora volevo farvi vedere anche qui dietro come cresce questa pianta. Vedete questo piccolo fusto nuovo? Riesce a fare un fusto intero con le sue foglie gradualmente, quindi non è una crescita troppo lenta, e poi, una volta che è arrivata alla sua massima estensione, srotola le varie foglioline, appunto permettendo di diventare i fusti che adesso vedete qui, belli slanciati e pieni di fogliame. Terminare, io penso che gli ultimi consigli che vi servono sicuramente conoscere è che il terreno da scegliere per questa tipologia di pianta è a base torbosa e con sabbia di fiume, in maniera tale che le radici respirino molto. Io aggiungo anche della perlite perché aiuta tanto a creare delle sacche d'aria all'interno della terra che fanno respirare, ovviamente ossigenare le radici. Quando il vaso è completamente riempito dalla pianta, potete travasarlo, ma a quel punto scegliete, come penso sempre sia giusto fare, un vaso che non si superi il precedente di 1 o 2 cm di diametro, perché sennò diamo troppo spazio alla pianta da riempire con l'apparato radicale e non penserà invece a creare queste stupende foglie. Io personalmente devo dirvi che adoro questa pianta perché è una delle mie prime piante, perché l'ho scelta proprio perché fosse facile da coltivare, ovviamente, perché come immagino chiunque di noi nella sua vita ha ucciso almeno una volta una pianta, purtroppo. E quindi di conseguenza, avendo paura di danneggiarle, ho cominciato da quelle più facili da coltivare. Non hanno bisogno di spazi eccessivamente luminosi e non possono essere esposte al sole diretto, ma se sono ben illuminate crescono più rapidamente, come vi dicevo prima. Una buona abitudine che io penso che posso trasmettervi è quella di prendervi cura della vostra pianta osservandola, toccandola e prendendovi 10 minuti di relax magari alla settimana per prendere un batuffolo d'ovatta e con un po' d'acqua demineralizzata, o molti usano anche il latte, ma non nello specifico, non ha dei benefici maggiori rispetto all'acqua. Pulite le foglie. Pulite il fusto e fate sì che la pianta abbia gli stomi delle foglie sempre ben puliti, così da assorbire bene la luce e ossigenarsi. E piano piano vi accorgerete anche se la pianta sta crescendo bene, se ha qualche danno dovuto magari a qualche urto, se ci sono parassiti, e quindi la terrete sempre d'occhio in questa maniera. Fate questo per qualsiasi pianta, non questa in particolare. Io penso che posso consigliare questa pianta a chiunque di voi pensa anche di avere un pollice nero. Anche per questo video è tutto.
Spero vi sia piaciuto e se è così mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale. Su Instagram e su TikTok stiamo diventando sempre più numerosi. Iscrivetevi anche lì se vi piace parlare di piante, di ciò che è natura e soprattutto guardare delle belle foto di fiori e piante. Il prossimo video, domenica prossima, non so ancora di che cosa tratterà. Sto cercando di pensarci e sto attivando le stories con il quiz settimanale su Instagram in maniera tale che sarete proprio voi, magari, a suggerirmi di cosa volete che io parli, visto che spero di condividere con voi questa passione e portarla avanti con tanti di voi. Come al solito vi saluto e spero che la vostra passione per le piante possa crescere e anche se pensate di avere un pollice nero potrete continuare a guardare questi video e inchiostrarlo nel verde della clorofilla.